La cantante statunitense è in vena di riflessioni e ripensa a una massima del celebre connazionale. Romina Power la condivide con i tanti fan dei suoi canali social. Si affida alle parole del noto scrittore americano l'artista di Los Angeles per racchiudere un periodo un po' particolare. Romina Power, che da anni si dedica con costanza e convinzione alla meditazione trascendentale ed è una devota buddista, sembra voler lanciare un messaggio preciso ai tanti fan che la seguono. Nata nel 1951 dalle due stelle di Hollywood Tyrone Power e Linda Christian, ha passato la prima parte della sua giovinezza immersa negli agi di Beverly Hills, coccolata e, apparentemente, senza alcun pensiero. Inizia a calcare i set cinematografici giovanissima, sulle orme dei genitori e vive a pieno la cosiddetta epoca dei figli dei fiori, con tutto ciò che ne consegue, droghe incluse, come da lei stessa ammesso. Poi alla fine degli anni 60 l'incontro con Albano durante la lavorazione del musicarello Nel Sole, che cambia tutto. Tra i due nasce un grande amore e la cantante abbandona i panni della hippie per prendere quelli di perfetta madre e moglie. La natura, però, si sa, non cambia mai, e dopo la separazione dal marito ultimamente sembra essere esploso di nuovo in lei il lato più spirituale e profondo. Romina Power vuole lanciare un messaggio ai fan. Punto di domanda. Ieri Romina ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, che ha raggiunto notevoli visualizzazioni, e ha fatto riflettere molto i follower sul significato nascosto della massima condivisa. È molto più facile ingannare la gente, che convincerla che è stata ingannata, si legge sul suo social, una citazione ripresa dal grande scrittore Mark Twain, autore del famoso romanzo Le avventure di Tom Sawyer e noto dispensatore di frasi entrate nella storia. Un modo per far riflettere o semplicemente una frase legata alla prossima uscita di Nightmare Alley, remake di Guillermo del Toro di La Fiera delle Illusioni, pellicola del 1947 del padre.